Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi parliamo di UFL, ovvero il prossimo titolo calcistico che si affaccerà sul mercato a fine 2022 e che si propone di voler cambiare, stravolgere le gerarchie all'interno del mercato del calcio virtuale. Io ho raccolto un po' di immagini della presentazione che c'è stata settimana scorsa, ho cercato di raccontarvi un po' tramite quelle che sono state le parole di Eugene Nashilov, il CEO di Strikers, tutto quello che ha portato alla realizzazione di questo gioco, quindi senza perderci troppo in chiacchiere vi lascio al video. La live di presentazione è stato un vero e proprio biglietto da visita, infatti non capita spesso di vedere un progetto del genere legato a un team di sviluppo al suo primo lavoro effettivo. Eugene Nashilov, CEO di Strikers, ma anche presentatore dell'evento, ha deciso di introdurre il gioco proprio a partire dalla storia del proprio studio. Strikers, infatti, è nata nel 2016 con soli 4 dipendenti, fino ad arrivare ad oggi, dove ne conta addirittura 200 tra professionisti del settore, tutti quanti impegnati nella creazione, nel perfezionamento di quella che vuole essere una vera e propria rivoluzione all'interno del mondo del calcio virtuale. La forza di Strikers sta proprio qui, nella passione condivisa da tutti i membri del team di sviluppo, che è convinto di sapere quelli che sono gli obiettivi fondamentali per creare una simulazione definitiva ed imporsi sul mercato. Inoltre, la crescita del gioco verrà anche poi documentata, ci viene detto, sui profili social di Strikers attraverso degli appositi diari di bordo al fine di poter raccontare ai futuri utenti gli aggiornamenti sullo stato dei lavori, in totale trasparenza, permettendo di poter evitare la creazione di false aspettative. Durante l'evento, poi, grande risalto è stato anche dato a quella che è la creazione delle cinematiche di intermezzo, che pur essendo un elemento esterno al gameplay, rimangono comunque un tassello fondamentale nella creazione di un prodotto coinvolgente. Dunque, reparti di motion capture, regia e animazione lavorano fianco a fianco al fine di creare un'esperienza che permette ai giocatori di potersi sentire all'interno di una vera partita. Il gameplay è stato progettato per essere divertente, competitivo, realistico e responsivo. Queste sono state le parole pronunciate direttamente da Nashilov ancora prima di mostrare le immagini di gioco. E tutti questi cardini su cui poggia la filosofia di UFL trovano poi espressione nella sua modalità principale, ovvero un campionato online composto da varie divisioni e supportato da un matchmaking basato sul livello dei giocatori. E questo è un aspetto proprio fondamentale della produzione, infatti gli avversari saranno scelti in base alle capacità reciproche, portando dunque ad una curva di apprendimento stimolante, permettendoci di poter progredire nel perfezionamento del nostro stile. Una novità assoluta, visto che ad oggi il matchmaking rimaneva un qualcosa di abbastanza fumoso, sui quali non c'era una vera e propria spiegazione. Gli utenti dunque avranno il controllo totale sul proprio club, potendo agire su elementi come il mercato trasferimenti, le formazioni, gli schieramenti iniziali, le tattiche. Non mancheranno poi anche elementi innovativi come la personalizzazione delle maglie. Si potranno anche far salire di livello i singoli giocatori, sia giocando ma anche allenandoli per ricoprire determinati ruoli. Alti livelli di ranking poi permetteranno ai giocatori di poter scalare le divisioni, arrivare in quelle più alte dove i migliori si sfideranno in eventi speciali e campionati internazionali con la possibilità di vincere ricchi premi. È chiaro dunque che questo game design è orientato verso un sistema skill based che premia le abilità dei giocatori ed è proprio questo infatti il significato del fair to play, ovvero un gameplay basato sul miglioramento delle nostre capacità senza poter ricorrere a quelle che sono scorciatoie tipiche di altri giochi. L'offerta di UFL si preannuncia dunque varia, sono state poi rapidamente menzionate altre modalità come il 2v2, il 3v3, i campionati offline, eventi speciali, tutto che deve essere ancora ovviamente rivelato. Non è ben chiaro però se tutto ciò farà parte del pacchetto gratuito di UFL oppure saranno questi contenuti esterni che verranno aggiunti a pagamento come DLC. Tuttavia, Strikers vuole che il suo prodotto sia all'avanguardia anche dal punto di vista contenutistico, proprio per poter battagliare con un colosso come EA. Ciò che però lo allontanerà da FIFA e anzi lo avvicinerà maggiormente ai football è che per durare nel tempo non ci sarà un reset annuale, ma bensì un aggiornamento al termine di ogni stagione, e al termine di questa stagione sarà anche poi incoronato il campione del mondo di UFL, un titolo che, insomma, ognuno di noi potrà poi portare eventualmente nelle nostre bacheche. Per quanto riguarda le licenze, anche qui sono stati fatti dei gran proclama, insomma c'è stato l'annuncio del West Ham, dello Shakhtar Donetsk come squadre partner, i più attenti avranno magari visto anche il Milan con lo stadio San Siro, ma non un annuncio diretto. Sono stati anche fatti vedere dei testimonial importantissimi, da Lukaku a De Bruyne, fino ad arrivare addirittura a Cristiano Ronaldo. Passando invece al reparto grafico, questa probabilmente è la nota più dolente, ma è anche vero che, insomma, recuperare un gap di 30 anni con un'azienda che produce il gioco di calcio per eccellenza da una vita non è facile al primo tentativo.
Il motore grafico scelto in questo caso però, a differenza di EA che utilizza un Frostbite Hypermotion, è quello della Real Engine, che si mostra probabilmente una buona scelta per perfezionare un gioco multipiattaforma che sia in grado di restituire una buona dettaglio sia su quelle che sono le animazioni dei giocatori, ma anche poi in quelle che sono le varie geometrie degli stadi e di tutto il contorno. Ovviamente tutto ciò dovrà essere poi provato, no, pad alla mano, per verificare se queste aspettative sono state rispettate in merito ad elementi poi anche come quelli della fisica del pallone, i contatti tra i giocatori, che non sono assolutamente elementi marginali ma fondamentali nel poter andare a delineare il ritmo dei match, la responsabilità e anche l'esperienza di gioco. Interessante è stata poi la carrellata sui vari menu di gioco che richiama tanto Foot. Inoltre si parla di 5.000 giocatori che già saranno licenziati per poter personalizzare le nostre squadre, ma secondo me, insomma, con questi brand ambassador sarà facile poter andare a intavolare dei discorsi anche con FIFA Pro e poter prendere tutto il database con licenze e nomi ufficiali di tutti i giocatori. Dunque ragazzi, le premesse secondo me ci sono per un titolo che veramente vuole andare a rivoluzionare il mercato del calcio virtuale. Io veramente voglio sapere nei commenti la vostra opinione su questo gioco, se siete fiduciosi, se siete curiosi, se avevate seguito la presentazione che c'era stata settimana scorsa. Io ho aspettato un po' a fare il video per vedere se usciva anche qualche altra notizia. Vi ricordo in descrizione tutti i link per i vari partners e piattaforma Viola dove sono live ogni giorno. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata, un saluto da Liberoschi, ciao!